Salve amici fratelli della Congrega, direttamente dal Lido di Venezia, dove ho gustato, no, ho disgustato, veramente brutti questi due film, Tar, Todd Field, che confondo sempre con Tom Ford, e questo White Noise, due palle tremende. Io continuo a cazzeggiare, a viaggiare, a ondeggiare e a vagheggiare un cinema migliore. Gustiamo questo cappuccino. Poi di tutto cuore ordinerò un liquore e a malincuore devo dirvi, no, onestamente, che questi film sono imbevibili, noiosi, tediosi, barbosi. Devo tagliarmi la barbetta che sta crescendo. E mentre il mio hater non cresce, continua a infamarmi e io continuo a denunciarlo. E è passato alle telefonate anonime. Probabilmente gli è arrivata una telefonata dei carabinieri che l'hanno intimato a smettere di voler bullizzare uno che può vivere liberamente e girovagare, peregrinare, mentre lui deve lavorare, prostrarsi, prostituirsi e sottomettersi alle mie direttive. Il direttore non ha scelto bene questa selezione assieme ai selezionatori, per l'appunto. Ieri stava scattando una rissa, anche stamattina, perché io sono un tipo rissoso, sì, arrivo alle mani, manesco. Uno infastidito, dopo 3 ore, ecco, di rottura di palle incredibile di questo film veramente stomachevole, indigesto, si può dire indigeribile, salvato dalla grazia, dalla bellezza mastodontica di una Kate Blanchett. Qui abbaiano, sono gli haters che latrano, che arrabbiano, la loro è una rabbia cagnesca. Devo pulirmi i canini, i miei bambini. Ecco, un ragazzino che stava assieme, così ho sentito da lui, a tale Gelsomina, ragazza carina, tutta scosciatina, alla fine mi dice: ma per 3 ore hai calciato, io ho calciato la sua poltroncina, ma alla tua età. A parte che, sì, indubbiamente mi è venuta voglia di prendere a calci questo regista che si è presentato con un'opera che inizia con un'intervista che dura mezz'ora, che Kate Blanchett non scoscia neanche come fanno le giornaliste, io della Press Industry. Digitate l'ex panel su YouTube e c'è tutto l'ambaradan, tutta una galleria di donne coi tacchi a spillo, vertiginose da vertigo, la Kim Novak, Kate Blanchett castigata, si spoglia ma viene ripresa da lontano e non possiamo ammirare le sue forme angeliche, eroticamente suadenti. Io sono un tipo voglioso, capriccioso e voglio vivere da malmostoso, da una persona scontrosa e anche irruenta nei miei desideri carnali, giammai affievoliti, anzi di nuovo risorti, io rinato. E la sorca di Kate, no, la sorte ha voluto che mi capitasse la disgrazia di assistere a due film sciagurati proprio. Questo Noam Baumbach, rumore bianco, non si capisce cosa sia, un ibrido fra De Lillo, alcune riprese che sembra realizzate da Lillo, si chiamava il personaggio Down, di Johnny Stecchino, il colore venuto dallo spazio, allusioni poco implicite al Covid, una nuvola rosa, qui sta nuvolando,
mentre la mia mente si sta addensando di ire funeste. Ecco, una nuvola come la maglietta di quel tizio o rossa come questa fascetta. Chi curerà le fascette di questi due film per le edizioni in VHS, in Blu-ray? No. Sta crescendo la pancetta a mo' di Adam Driver, scusate. Pancetta, scarpa, cosetta. E quindi voglio testé affermare tostamente, ivi, fortemente, prepotentemente, che il mio stalker che mi dà del ratto agonadico non ha capito come si sta al mondo, glielo spiegherò io. Se ha una madre che non ha saputo godersi la vita, che indubbiamente non era bella come Kate Blanchett, che pare abbia comunque gusti sessuali paiabili, non la posso sposare perché non si sposano con me, lesbica come Jodie Foster, come il personaggio da lei interpretato in questa direttrice d'orchestra, poi succede una tragedia, qualcosa di inaspettato, un suicidio non annunciato, mentre ci sono le intimazioni a volerti vedere rovinato da parte di persone povere nell'animo che ti istigano a delinquere, a avere una reazione scriteriata, no, a suicidarti, perché non tollerano che tu sia una persona libera e loro invece si devono attenere alle metriche, alle educazioni manichee di chi vede il mondo in bianco. Io sono immacolato, loro no, sono sporchi e nero e compiono delle scremature. Latte parzialmente scremato e basta con questo fulminato, con le sue scempiaggini. La mia intelligenza non va scemando, questo è sempre più scimunito e sempre più querelato. Che vi posso dire? Continuo così, col mio fisico, con la mia pettinatura stempiata, sono un uomo rinomato, altolocato, e che vuole vivere remoto dalle regole istituzionali e anche da questi film che ammosciano la nostra indole ribelle, cattiva, cinema avveniristico misto a Woody Allen e a quel cinema intimista che, se funzionava in The Marriage Stories, qui veramente fa scendere e venire, no, magari dobbiamo venire con Kate Blanchett di Bianchetto, no, il latte alle ginocchia. Questo latte sicuramente più buono della mia carnagione lattiginosa, no, di questo Baumbach che scopa una donna come Kate Blanchett molto buona, però troppo altezzosa, Greta Garbo, no, Gerwig qui interpreta la parte di una donna che soffre di un profondo malessere e alla fine mette le corna al marito, ma una luce speranzosa illuminerà questa giornata nuvolosa, quasi nebbiosa, no, non siamo a Bologna e dintorni. Adesso fumerò una sigaretta con far nervoso, inquadrature e panoramiche mozzafiato. E abbiamo iniziato malissimo questo festival, presto rincaserò a Bologna, presto il mio Ether un altro colpo incasserà. Lui si chiede perché io viva così lontano dalla realtà, no, sto qui in questa società. Lui è ciarliero e pettegolo, è un calunniatore giammai redento, irredimibile, insalvabile. Se si becca un'altra denuncia lo sbatteranno dentro. Sì, io dichiaro di essere stato in manicomio, sì, sottoposto a cure psichiatriche perché mi ribellai a questo screanzato che voleva ammazzarmi, quindi ebbi una reazione spropositata rispetto a quella che viene considerata la normalità, data per assodata, consolidata, ma
da rinnovare. Questo è un cinema arti, che vorrebbe essere artistico, ma non ha niente di passionale, di vero, di sentito. E io sono un tipo senziente, io sento fin troppo il mio dentro, le mie emozioni, e adesso l'esterno senza timori, senza pavore, ma col mio indubbio pallore. Un attimo. Non so se mi tratterrò fino a sabato, sabato sera sarò a Imola a volteggiare e a cazzeggiare di nuovo e a parlare a bambera. Sì, questo qua, quello è solo un porco, ma sempre meglio che essere un coglione, un coniglione e un castigato, schiavizzato, un finto lavoratore, perché poi nel tempo libero infama le persone. Io, ripeto, a cuore aperto, gli lancio, gli getto il guanto di sfida, no? Indosserai i guantoni, ma combattiamo a mani nude. Sì, era ineluttabile che arrivassimo a questo, un duello fratricida, no, no. Fratelli della congrega, questo è un nemico, presto anemico, sarà prosciugato dei globuli rossi, sarà dissanguato, sarà spolpato soprattutto economicamente se continuerà a inveire veementemente e bullisticamente. Piaciuta l'inculata? Ecco, i suoi scherzetti goliardici, il suo sadismo da quattro soldi, da ebefrenico, oligofrenico, si soffre di oligofrenia, oltre ad aver sofferto di epilessia da piccolo. Non è mai cresciuto, ma secondo me, oltre ad avere un cervellino, ce l'ha veramente piccolino. E con Kate Blanchett a lui non cresce neanche dal vivo, e dal vivo non sa affrontare le persone se non offenderle dietro una tastiera da leone, agnellino in vero. Sembra quasi inverno, ci stiamo proprio in quando, avvicinando all'autunno. Io sono un tipo crepuscolare, malinconico ma anche euforico, mi scaldo facilmente, basta un raggio di luce o di sole ad abbronzare le mie guance bianchissime come Kate Blanchett, la bellissima, che io imbiancherei, affrescherei e l'obbligherei a cambiare orientamento sessuale, perché con lei vorrei praticare una campagna vaccinale, no, vaginale anale, sì. È una grande figa Kate Blanchett, con questi capelli ondulati, biondissima, una beltà sopraffina. Non sono stato qui finissimo, sono stato un po' triviale, oltre ad aver enunciato le mie voglie sessuali madornali, imperdonabili, sì, glielo infilerei caldamente e bellamente sino al ventre e oltre, per gioie di gola profonda, e ingolliamoci adesso un caffè e inculiamoci tutti assieme per una festa orgiastica. E quindi ti ho smascherato, tu indossi tante maschere e continuo a vivere da Elon Musk, no, in maniera spumeggiante, schiumo di rabbia, no, meglio questo cappuccino schiumoso da deglutire in modo sfizioso. White noise, il mio lungo naso, io non mento mai, non sono come Pinocchio, questo mi sa che è anche Finocchio fra l'altro, e quindi tornerò a casa, devo completare l'audiolibro versione YouTube della leggenda di King Kong, presto sarà pubblicato su Audible, stanno controllando tutti i file MP3 da me inviati, e poi allestirò, ho già completato l'ennesima rilettura del commissario Falò, ecco, sarà editato e poi edito questo libro, questo è il medio dito, ecco, quindi
ficcatelo in quel posto. Io sono un uomo libero, liberato, e viva la liberazione, la catarsi dopo il profilarsi di una situazione che era diventata attanagliante, strozzante, angosciante. Quindi questo tipo vuole ammorbare, far ammalare il prossimo, ma non mi incanta, non m'ammalia, seppur negativamente, sempre più s'ammala di depressione, perché non vale niente, è un inetto, non può permettersi di avere il patentino, secondo me non ha neanche la patente B, e gli diamo la patente di sfigato, di iellato, di povero disgraziato, un debosceto, travieto, lui, il padre, la madre e tutta la sua razza di persone che vorrebbero, volevano impartire regole di vita a me, e adesso saranno regolate dalla giustizia. Quindi si regolassero, io sono genio di sregolatezza e faccio quel cazzo che voglio dalla mattina alla sera, e se mi va adesso mi spoglio in barba all'oltraggio al pudore e mi caccio pure una sega, sì, mie mezze seghe, una sega intera nell'interezza della mia bellezza, come quella di Cate Blanchett su maglietta bianchetta, no, voi sbiancate, io sempre più bianco, cioè il mio nitore, la nitidezza della mia purezza, della mia innocenza, se vendicata con sublime arditezza, potremmo dire, di queste schifezze. Alla prossima, idiota, hai fatto la figura del pirla, è la faccia del pirlone, eh? Mentre io ho anche il fisicone, oltre a un notevole uccellone, gliel'ho piazzato bene, gli è entrato dentro e da lì non esce più, eh? È tutto internato, Tu sei rimasto inghiappettato con la sabbia, sabbie mobili. Ciao ciao, bambagione.